Nuova avventura letteraria per Giorgio Mameli, una nuova opera da Selvino, ce ne parla. Sì, si tratta in questo caso di racconti, dopo tre romanzi, questa è una raccolta di racconti. Sono racconti molto particolari perché in realtà tendono a consentire al lettore di andare avanti nella lettura anche quando ha finito, quando è arrivato all'ultima riga. Quindi l'idea è che il lettore vada a pensare a che cosa succede poi dopo il mio punto fermo. L'editore l'ha definito una passeggiata allegorica onirico-verista sui fatti della vita. Infatti si toccano l'amore, la morte, la vita, anche l'odio volendo, ed è stato molto stimolante scriverli. Sono racconti talvolta anche molto brevi. Di cosa parlano quindi questi racconti? C'è anche un pensiero dedicato a Città Alta. Sì, certo, è stato uno dei primi che ho scritto in realtà, ed è proprio pensato per Piazza Vecchia, dove ci sono. Questo è uno di quei passaggi, come dire, allegorico-onirico. Infatti, pochi ci fanno caso, ma per entrare in Santa Maria Maggiore, bisogna prima passare sotto il Palazzo della Ragione. E poi quando si entra in chiesa si hanno davanti le tarsie del lotto, quindi anche in questo caso qualcosa di alchemico che è particolarmente ricco. Quindi dove si può trovare il suo libro? Questo libro è attualmente su tutte le piattaforme e in libreria, ovviamente. Stanno ultimando in questo momento, in questi giorni, la consegna. Non solo Bergamo nei suoi racconti, ma anche la Sardegna in modo speciale. Certo, perché io sono sardo e quindi tre racconti sono stati ambientati in Sardegna e in ciascuno di questi ci sono delle frasi idiomatiche in sardo, con ovviamente la traduzione perché è una lingua abbastanza difficile da capire, da decodificare.